Un carabiniere ha gravemente ferito con un colpo di pistola un ladro d'auto a Ponte Cagnano nel Salernitano. È accaduto ieri sera sull'autostrada A2 direzione sud. Un militare della compagnia di Battipaglia nell'inseguire tre persone a bordo di una Fiat Croma rubata, dopo che questi hanno abbandonato l'auto per darsi alla fuga a piedi, ha scavalcato il guardrail per raggiungere uno dei malviventi. Quest'ultimo si è girato all'improvviso in direzione del carabiniere, il quale nel buttarsi a terra ha fatto partire involontariamente un colpo che ha raggiunto il fuggiasco, un albanese di 42 anni, al torace. Il ferito è stato portato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggine Laguna di Salerno ed è in gravi condizioni. I due complici sono attivamente ricercati. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Nicola Marra, il ventenne napoletano trovato privo di vita in una scarpata a Positano. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Salerno e affidata ai carabinieri della compagnia di Amalfi e della stazione di Positano, punta a far luce sulle cause del decesso e a ricostruire l'intera tragica vicenda. Il giovane, figlio di stimati professionisti napoletani, aveva trascorso la serata di Pasqua in un locale notturno di Positano con alcune amiche, dove aveva esagerato con l'alcol. A un certo punto di lui si sono perse le tracce fino a ieri nel primo pomeriggio, quando il corpo è stato ritrovato in un dirupo. Reiterate condotte violente dal luglio dello scorso anno nei confronti della moglie e del figlio. Un uomo di 56 anni di Acerra è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Nola su richiesta della locale procura. Il provvedimento del giudice concorda con le risultanze investigative dei carabinieri di Acerra, che avevano accertato le condotte violente da parte dell'uomo nei confronti dei familiari, in particolare della moglie di 54 anni, e mentre era in procinto di salire su un Peppino De Filippo. Luigi De Filippo era nato a Napoli il 10 agosto del 1930. Fino a metà gennaio era stato in scena con Natale in casa Cupiello ai Parioli di Roma, di cui era direttore artistico. Amici dei Mimito dei nostri studi, per la giornata di giovedì 1 novembre, l'inizio di novembre del 2018. Ok, stacco.